con la mano stretta, quella più grande di suo papà, quel bimbo, lo guarderà negli occhi e gli chiederà: come mai siamo qui con tutta questa gente davanti a questa casa enorme? Quell'uomo fonderà il suo sguardo nell'espressione estasiata di suo figlio e gli risponderà dolcemente: ti ho portato qui, piccolo mio, perché in questa casa enorme è passato un bel pezzo della storia della tua città. Scegli tu i colori che più ti piacciono, saranno comunque i colori di Milano. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini è pronto a raccontarvi la semifinale d'andata della Champions League, o come chiamiamo, o come preferiamo sempre chiamarla noi, la Coppa dei Campioni. È Milan-Inter ed è uno spettacolo letteralmente entusiasmante quello che si presenta ai nostri occhi. 80.000 sugli spalti. Ovviamente il Milan, per il calendario, gioca in casa la partita d'andata, e la coreografia della formazione rossonera, dei supporter della formazione rossonera, con un grandissimo diavolo all'interno proprio della coppa, dalle grandi orecchie dalla parte opposta, una sola scritta: Milano, in campo nerazzurro. Buonasera, benvenuti in trasmissione a Fulvio Collovani. Buonasera Francesco, come al solito mi hai fatto emozionare, perché tieni presente che la prima volta che misi piede in questo stadio avevo 12 anni, ero quel bimbo e praticamente ho rivissuto quelle emozioni che hai raccontato tu, perché questa è la partita che tutti sognano di giocare, perché in gioco non c'è solo la prima tappa di accesso a una finale di Champions, ma ci sono emozioni, passione, ansie, rivalità storica stracittadina, le sfide personali e i duelli personali, per cui ne avremo da vedere. È iniziata la partita, è iniziata la semifinale d'andata della Coppa dei Campioni tra il Milan e l'Inter. In un derby, l'ultimo derby, il cross dall'angolo proprio dal fronte sinistro con l'interno piede, Çalhanoğlu l'incornata dal primo palo, e di Lautaro Martinez che valse i tre punti per la formazione e nerazzurra. Infatti c'è grande preoccupazione all'interno dell'area di rigore del Milan. È partito Çalhanoğlu, il pallone in aria, non ci arriva Martinez, rete, è di Dzeko! Ha segnato l'Inter! 7 minuti e 30 secondi sul cronometro. La decisione di Edin Dzeko di andare a colpire il pallone nella maniera più spettacolare possibile, col piattone sinistro sotto l'incrocio dei pali, lì dove Magnano può arrivare. Sono passati 8 minuti dal fischio d'inizio del derby che vale la semifinale d'andata della Coppa dei Campioni. Il Milan è sotto di un gol, l'Inter è in vantaggio per 1-0. Ha segnato Edin Dzeko, un gol meraviglioso, un gol su questo calcio piazzato. Attenzione, non ha colpito di testa, ha fatto una mezza rovesciata di sinistro, l'ha messa dove Magnan non si poteva assolutamente arrivare, un tiro imparabile, quasi dal limite dell'area, dal dischetto del rigore. C'è stato un po' di disattenzione da parte dei giocatori del Milan, da parte della difesa del Milan, però il gol è bellissimo, meraviglioso, in vantaggio l'Inter, che non poteva iniziare nel modo migliore, per cui la partita adesso vedremo su che binari si mette, perché chiaro che a questo punto il Milan dovrà assolutamente reagire, colpito nel cuore, nell'anima, dopo 7 minuti. Non ho capito la marcatura uomo Calabria Dzeko. Io sono d'accordo con te, non è Calabria un marcatore, prima cosa, non è Calabria che deve andare su Dzeko, perché Dzeko è alto 1,90, Calabria non è alto 1,90, non ha colpito di testa, ma ci vuole un Kier, un Tomori, quelli erano i giocatori che dovevano andare su Dzeko, per cui c'è stata un'ingenuità nelle posizioni da parte della difesa del Milan, fermo restando che il pezzo di bravura di Dzeko dobbiamo sottolinearlo, e tu spesso lo sottolinei, perché un giocatore secondo me quando è in giornata è di un'altra categoria, assolutamente di un'altra categoria di Dzeko. Intanto Di Marco sulla corsia di sinistra, Inter che insiste al limite dell'area, sfida il pallone, Mkhitaryan è solo, ha raddoppiato l'Inter. 10 minuti e 30 secondi sul cronometro, è un armeno che corre come un treno, cantavano a Roma, è arrivato dalle retrovie, ha fermato il pallone in area di rigore dopo il velo di Lautaro Martinez, ha fulminato il portiere del Milan, Magnan. Siamo all'11esimo, l'Inter è già in vantaggio per 2-0, è un inizio così, non se lo aspettava nessuno. Assolutamente, soprattutto i tifosi del Milan ammutoliti, i giocatori sconfortati
del Milan che sono rimasti in modo passivo di fronte a questa iniziativa sulla sinistra da parte di Di Marco, che ha messo un cross tagliato in mezzo alla sotterra da parte di Mkhitaryan, che spesso fa questo tipo di inserimenti. È arrivato praticamente a calciare dal dischetto di rigore, praticamente un calcio di rigore in movimento, e ha spiazzato Maignan. Un inizio sconfortante per quanto riguarda i colori rossoneri, esaltante per quanto i colori nerazzurri. Non ce l'aspettavamo, devo dire, ma è un derby, questo è il derby, questo è il derby, perché muove anche questi sentimenti, questa volontà, questa aggressività da parte di tutte e due le squadre, ma in questo caso soprattutto dell'Inter, perché questo inizio non ce l'aspettavamo. Che l'Inter fosse in una condizione psicofisica migliore rispetto all'avversario lo si era capito nelle ultime giornate di campionato. Attenzione Lautaro Martinez, posizione della sinistra, il pallone ancora per il tiro di Çalhanoğlu, che colpisce un palo clamoroso, un cross in mezzo, Dzeko di testa, non ci arriva Barella, una finta, parte la conclusione di Mkhitaryan, la respinta di Maignan e poi Barella che sbaglia il tiro mandando il pallone sul fondo, ma vicinissima al gol del 3-0 l'Inter. Grande opportunità per la formazione allenata da Simone Inzaghi. Non so se il palo l'abbia colpito Çalhanoğlu, l'abbia colpito Mkhitaryan, l'impressione è che Maignan era fuori, una volta, ancora una volta fuori casa. Çalhanoğlu, collo esterno destro, pallone che gira imprendibile per Maignan, che annaspa l'aria nel tentativo di trovarne in qualche modo l'impatto, ma non lo trova. Il pallone che finisce il montante sinistro, che salva il Milan, il suo estremo difensore, poi un'altra conclusione deviata in corner, anzi neutralizzata dall'estremo difensore rossonero, tunnel di Dzeko, poi ai danni di Tomori, poi tentativo di far proseguire Lautaro Martinez, viene in qualche modo ammortizzato da Simon Kjaer, ma Dzeko sta letteralmente facendo impazzire la difesa del Milan. Mkhitaryan, Çalhanoğlu, poi Dzeko cerca nel traffico Lautaro Martinez, trovandolo con una fiondata di 40 metri. Lautaro Martinez che prova a triangolare lungo col bosniaco, c'è la chiusura di Simon Kjaer, ma Dzeko non finisce mai di stupirci. Dzeko la spezza per Çalhanoğlu di testa, colpo di tacco della Turco alla cieca, non c'erano alle sue spalle compagni di squadra, alle spalle attaccato Tonali in maniera fallosa da Lautaro Martinez, che poi va a stringergli la mano. Calcio di punizione in favore del Milan, ma anche in questa occasione Dzeko viene incontro, i suoi compagni di squadra, i centrocampisti, capiscono che la prende lui e vanno subito ad attaccare lo spazio, ed infatti vengono premiati, perché il bosniaco arriva prima degli altri e riesce con la testa così come con i piedi a misurare il passaggio, a misurare la corsa del pallone. Questo significa essere dei fuoriclasse, dei campioni. Edin Dzeko è un campione. Attenzione Lautaro Martinez in area, dopo il buco di Kjaer, termina a terra, calcio di rigore in favore dell'Inter, e ammonizione per Kjaer, che si è lasciato sfuggire l'avversario, poi è andato ad atterrarlo strattonandolo alla spalla sinistra dopo che si stava involando solitario verso la porta del Milan. L'Inter ha la splendida opportunità di portarsi sul 3-0, cercherà di sfruttare questo calcio di rigore. Siamo giunti al 31esimo minuto nel corso del primo tempo, l'Inter è già in vantaggio per 2-0, ci potrebbe essere il calcio di rigore. Ovviamente qui c'è tutto da rivedere, c'è tutto è da capire, però si è chiamato al VAR. Attenzione che l'arbitro la va a vedere, e questa è una decisione complicata allo sguardo del dirigente dell'Inter in tribuna d'onore Zanche. Io mi esprimo anticipatamente, secondo me è una trattenuta lieve, troppo, almeno ti dico, per me anche io, lieve, gli ha appoggiato la mano sul fianco. Sì, dal difensore è lieve, poi dopo non lo so se gli arbitri... Bisogna capire l'entità, se il difensore sai che a massima velocità e anche un tocco levissimo può sbilanciare un avversario. Un conto a rivederla il replay, un conto a rivederla... Qui lo tocca, forse lo sbilancia, forse c'è anche un tocco con il piede. No, non l'ha dato. No, non c'è calcio di rigore, non c'è nemmeno l'ammonizione per Simon Kjaer, che gli dice non t'ho ammonito. E quindi cosa succede? Succede che si può procedere con il pallone sui piedi del Milan, mentre i giocatori del Milan vogliono... Tomori vuole la munizione di Lautaro Martinez, ti sei buttato. Ma io non credo che lui si sia buttato, io credo che a quella velocità, anche se uno soffia, tu vai giù. Non è detto che sia calcio di rigore, ma non è detto nemmeno che sia simulazione. Questo è il limite... Sono concordo con te. Capito? Concordo, il problema è esattamente concordo questo. Concordo con te, perché guarda che quando senti la mano... anche impercettibile ti sbilancia, se sei in corsa ti sbilancia, ecco, certo. Per cui ma non è calcio di rigore, no, ovviamente. Assolutamente lieve, altrimenti non si difende.
prende più, pazienza. Arriva Hernandez, Brin Diaz che la tira giù, c'è la Novola, poi Mkhitaryan e poi Barella, poi Edingeco, adesso gioca dalla destra ed è partito dalla sua metà campo, evita Krunic, avanza al limite, serve dalla parte opposta di Marco, sinistro Murato, Lautaro Martinez, parte il tiro, pallone che finisce sul fondo e l'Inter che continua a massacrare letteralmente la difesa del Milan. Guarda, ti dico una cosa, non ho mai visto l'Inter, e ti posso garantire che quest'anno non so quante volte l'avrò commentato, giocare con questa rapidità, con questa velocità, con questa foga, con questa aggressività. C'è un Dzeko che sta continuando a disegnare calcio sul campo, di Marco, sinistro deviato, Dumfries sotto porta, ci arriva, tocca il pallone ma sbaglia clamorosamente l'impatto, ogni azione è un pericolo, la sfera sul fondo, ogni azione è una minaccia, non un pericolo, una cosa ancora di più di un pericolo, è quasi un'azione da gol, molto molto importante per l'Inter. 35 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro, l'Inter che conduce sul Milan per 2-0 e continua a costruire azioni da rete, partono tutte magicamente dal piede di Edin Dzeko che in una maniera o nell'altra riesce, ripetiamo, a disegnare calcio all'interno del terreno di gioco. Il bosniaco, ogni suo passaggio è un'illuminazione, è una soluzione per le conclusioni offensive dei suoi compagni di squadra. Prende Diaz al limite, Diaz con il sinistro, pallone che finisce sul fondo, attenzione però Tonali che adesso trova uno spazio meraviglioso per Messias in area di rigore, sinistro, anche questo lontano dai pali. Da destra con l'interno piede ha cercato lo specchio della porta di Onana, non lo ha trovato, il pallone che è finito sul fondo, e questa è una grande opportunità per Messias, che probabilmente avrebbe fatto meglio o ad accentrarsi o a mettere il pallone in mezzo per Giroud. Hernandez sbaglia ancora, è ancora Lautaro Martinez e quindi Dumfries a destra per Barella che ha spazio per attaccare, entra nel rigore Barella, cross in mezzo con il tacco addirittura Kier, l'inseguimento della sfera, Mkhitaryan di testa per Çalhanoğlu che sempre di testa restituisce palla al numero 22, si fa vedere, bastoni alle sue spalle, si ferma, avanza palla al piede, passando in mezzo a due avversari, si avvicina al limite, bastoni e solo Dzeko, Mike Maignan riesce a deviargli il pallone in angolo, ma come si era mosso in Dzeko e che palla che gli aveva dato in questa occasione, dobbiamo dire bravissimo Alessandro Bastoni. Maignan che deve rinviare lungo dalle parti di Origi in lotta con Darmian, sembra avere la meglio l'ex attaccante del Liverpool che si fa vedere sul lato sinistro del campo, prova ad evitare l'avversario, mette palla sul destro, pallone filtrante in area, Brahim Diaz, traversone in mezzo, Giroud, spalle alla porta, Tonali la ferma, parte il tiro, palo! E poi il pallone sul fondo, e qui ha sfiorato il gol dell'1-2 il Milan con Tonali, Barella attaccato, libera Gagliardini, in area solo Gagliardini, un dribbling di troppo, poi commette fallo, si dispera il numero 5 nerazzurro, fa bene a disperarsi, si vede che gioca poco, però fa bene a disperarsi perché ha mancato un'occasione clamorosa, perché Barella gli è salito un pallone, e lì addio partite, addio qualificazione per il Milan. Ciao nel centro centrale del campo, Tomori riceve il pallone, prova ad andare in verticale da Origi che salta di testa, sfiora la sfera, Tonali, poi la conclusione questa volta di Pobega con il sinistro centrale rosoterra al limite dell'area, molto violenta, molto bravo Onana soprattutto a controllarla, pallone in area di rigore, saltano tutti adesso al limite, lo difende Correa, lo allontana Gagliardini, l'arbitro dice che ha subito fallo l'ex giocatore dell'Atalanta e quindi assegna il calcio di punizione all'Inter, avrà tutto il tempo per batterlo Brozovic, ma l'arbitro dice che finisce qui, che l'Inter ha vinto la partita di andata valida come semifinale della Coppa dei Campioni col Milan per 2-0. Nel primo tempo le reti di Dzeko e di Mkhitaryan in 3 minuti dall'ottavo all'11esimo, c'è ancora una partita da giocare, ma certo l'Inter ha messo in discesa il discorso qualificazione alla finale. Ma direi di sì, faccio mia una frase di Avedo Braida che ho letto sul giornale oggi, il calcio fa sognare e piangere, è una metafora della vita, devo dire che quest'oggi a sognare l'Inter non deve considerarla chiusa la gara, perché nella partita di ritorno può succedere di tutto, in virtù di quello che abbiamo detto, che il gol 0-2 in trasferta non valgono assolutamente nulla, però con un primo tempo strepitoso, devo dire che l'Inter, ma strepitoso veramente, ha legittimato, c'è stata la reazione del Milan nel secondo tempo, ma non è bastata, devo dire strepitoso il primo tempo, 0-2 assolutamente meritato,
messo secondo me una seria ipoteca alla qualificazione alla finale. Un palo di Tonali nella ripresa, un tiro di Messias fuori e di molto nel primo tempo, due reti dell'Inter, altre azioni pericolose, un palo anche colto da Çalhanoğlu. Sono proprio gli uomini di Simone Inzaghi a far festa sotto il settore che ospita i tifosi più accesi della beneamata, vale a dire la curva nord della parte opposta. I tifosi del Milan applaudono comunque alla prova dei loro calciatori, dei loro biliavili. C'è ancora una partita da giocare, quella di ritorno, che di fatto designerà la finalista, una delle due finaliste della partita di Istanbul in programma il prossimo mese di giugno. È valida come appunto atto conclusivo del trofeo europeo più importante, la Coppa dei Campioni. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Daniele Bulgarini, per i più che mai interventi accanto a me in postazione cronaca, più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, Fulvio Collovati. Grazie, buonanotte Francesco, Fulvio. Buonasera a tutti voi, grazie a voi. Francesco Repi, c'è da ribadirvi che nella semifinale d'andata della Champions l'Inter ha battuto il Milan per 2-0 grazie alle reti del primo tempo all'ottavo di Dzeko, all'undicesimo di Mkhitaryan. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.